Ragazzi, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata del tutorial di Immortal Phoenix Rising. Oggi ci troviamo a fare la stazione di contaminazione, che è la sfida settimanale giornaliera di Hermes. E bisogna superare il tempo di 1:43, se non mi sbaglio. Vi lascio al video dove ho risolto la sfida in 1:34. Se il video vi è stato aiuto, lasciate un like, aiutate tanto il canale. Ma ad ogni modo, questa sfida qui c'è solamente uno skip che si deve fare. La leva si deve spostare per forza, lo vedrete, ma la maggior parte della cripta praticamente bisogna correre e basta. Quindi penso che è una delle cripte più semplici da quando ho incominciato a giocare. È una delle sfide settimanali più semplici da quando ho cominciato a giocare a Phoenix Rising. Vi lascio il video con la soluzione. Allora, mettiamo qua, attiviamo. Una grappa l'ho fatto, una grappa si può evitare, ma una grappa non so il nome secondo. Forse bisogna usare più pozioni di mana. Ma più pozioni di mana non sono 9 secondi. Forse. Forse qua bisogna andare dritto. Si fa prima se si va diritto da qua. Ma ora abbiamo finito la resistenza. Dobbiamo provare a saltare di là, forse si fa prima di andare di là. Qua ci potrebbe essere i 9 secondi però, eh. Abbiamo una sola porzione di mano, ma la usiamo. No, la grappa no! Ragazzi, ci siamo riusciti a completare la sfida in 1 minuto e 43, basta farla normalmente. Noi ci vediamo nella prossima puntata con un nuovo tutorial. Ciao!